Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 76 e 77, 25 e 26 settembre 1899. Nella mia mente stavo pensando, se questi scritti andassero in mano di qualcuno, forse diranno, sarà una buona cristiana, ma il Signore le fa tante grazie, senza sapere che con tutto ciò sono ancora tanto cattive. Eccole per come le persone si possono ingannare, tanto nel bene quanto nel male. Ah, Signore, tu solo conosci la verità e il fondo dei cuori. Mentre ciò pensavo, è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: Diletta mia, se le genti sapessero che tu sei la mia difenditrice e la loro. Ed io, mio Gesù, che dici? Ed egli, come? Non è vero che tu mi difendi dalle pene che essi mi fanno? Con metterti in mezzo fra me e loro e prendi sopra di te e il colpo che stavo per ricevere sopra di me e quello che io dovevo versare sopra di loro. Se qualche volta non lo ricevi sopra di te è perché non te lo permetto e questo con tuo grande rammarico fino a lamentarti con me. Puoi tu forse negarlo? No, signora, non posso negarlo.
ma vedo che è una cosa che tu stesso hai infuso in me. Perciò dico che il fatto non è che io sono buona e mi sento tutta confusa nel sentirmi dire da te queste parole. Questa mattina, essendo venuto il mio adorabile Gesù, mi ha trasportato fuori di me stessa, ma col mio sommo rammarico lo vedevo di spalle e per quanto l'ho pregato di farmi vedere il suo santissimo volto, mi riusciva impossibile. Nel mio interno andavo dicendo: chissà che non siano le mie opposizioni sull'ubbidienza nello scrivere, che non si benigna di far vedere il suo volto adorabile. E mentre ciò dicevo, piangevo. Dopo che mi ha fatto piangere, si è voltato e mi ha detto: io non faccio nessun conto delle tue opposizioni, perché la tua volontà è tanto immedesimata con la mia, che non puoi volere se non quello che voglio io. Onde, mentre ripugni, nell'atto stesso ti senti tirata come da una calamita a farlo. Quindi le tue ripugnanze non servono ad altro che a rendere più abbellita e splendente la virtù dell'obbedienza, perciò non le curo. Dopo ho guardato il suo bellissimo volto e nel mio interno sentivo un contento indescrivibile e da lui rivolta gli ho detto: dolcissimo amore mio, e sono io e prendo tanto diletto nel rimirarti, che dovete essere della nostra mamma regina quando ti rinchiudesti nelle sue viscere purissime? Quali contenti, quante grazie non le conferisti? E lui: figlia mia, furono tali e tante le delizie e le grazie che versai in lei, che basta dirti che ciò che io sono per natura, la nostra madre lo divenne per grazia. Molto più che non avendo colpa, la mia grazia poté signoreggiare in lei liberamente, sicché non c'è cosa dell'essere mio che non lo conferì a lei. In quell'istante mi pareva di vedere la nostra regina madre come se fosse un altro Dio, con questa sola differenza, che in Dio è natura sua propria, in Maria Santissima grazia conseguita. Chi può dire come sono rimasta stupita? Come la mia mente si perdeva nel vedere un portento di grazia sì prodigioso. Onde a lui rivolta gli ho detto: caro mio bene, la nostra madre ebbe tanto bene perché vi facevate vedere intimamente. Io vorrei sapere, e da me come vi mostrate, con la vista astrattiva o intuitiva? Chissà se pure è astrattiva. E lui: voglio farti capire la differenza che vi è tra l'una e l'altra. Nell'astrattiva l'anima rimira Dio, nell'intuitiva vi entra dentro e conseguisce le grazie, cioè riceve in sé la partecipazione dell'essere divino. E tu quante volte non hai partecipato all'essere mio? Quel patire che pare in te come se fosse connaturale, quella purità che giunge fino a sentire come se non avessi corpo e tante altre cose, non te l'ho conferita quando ti ho tirato a me intuitivamente. Ah, Signore, troppo è vero. Ed io quali grazie ti ho reso per tutto questo? Qual è stata la mia corrispondenza? Sento rossore al solo pensarlo. Ma deh, perdonatemi e fate che di me possa conoscere dal cielo e dalla terra come. E fate che di me si possa conoscere e dal cielo e dalla terra come un soggetto delle tue infinite misericordie. Sono molto belle queste meditazioni di oggi, molto profonde e molto adatte al clima natalizio, perché culmina tutto nella straordinaria, ecco, descrizione su cui ci soffermeremo, della grandezza e dell'eccellenza della Divina Maria, dipendente dal fatto, come abbiamo ascoltato, che il Verbo entrò, si rinchiuse nelle sue viscere purissime. Un mistero che in questi giorni dobbiamo quanto mai contemplare, sia il tempo fino a quando il Signore è rimasto dentro, sia l'incanto di cielo del parto virginale, sia anche le prime ore della vita del Verbo incarnato su questo mondo, adorato dalla Divina Maria, attaccato al suo seno, da lei coccolato, curato, accarezzato, vestito, baciato, vezzeggiato.
E guardando questi rapporti straordinari tra Gesù e la Madonna, imparare, perché la Madonna è la maestra, come si tratta con Gesù, come si accoglie l'amore di Gesù, come si ricambia l'amore di Gesù e al tempo stesso prendere coscienza, questo per coloro a cui lo Spirito Santo, come dice San Luigi Monforte, insegna il segreto della vera devozione. Con queste parole si comprende quanto mai, quanto sia vero che il darsi completamente alla Divina Maria, il fare di lei il tutto della nostra esistenza, significhi esattamente trovare in lei nient'altro che Gesù allo stato naturale, tra l'altro. È fortissima quell'immagine, no? Immagine, quelle parole di Gesù. Sì, è anche un'immagine, no? Ciò che in Dio è natura sua propria, Maria Santissima, grazia conseguita. Questo però ci fa capire anche la nostra altissima vocazione, cosa che la Chiesa insegna, no? Noi siamo chiamati a diventare dei per partecipazione, nessuno si scandalizzi di questo, Perché la grazia santificante che realmente riceviamo col battesimo e con gli altri sacramenti produce, tecnicamente si chiama così in teologia, in noi l'inabitazione trinitaria, cioè le tre persone della Santissima Trinità abitano dentro di noi e ci comunicano la loro vita soprannaturale, per cui veramente diventiamo, tra virgolette, perché qui è in fase soltanto incipiente, non è ancora compiuta come era per esempio già nella Madonna, già su questa terra, ma diventiamo Dio per partecipazione. Quindi capiamo anche come il peccato dell'uomo, che non è altro che una riproduzione di quello di Lucifero, che è farsi Dio di se stesso, essere Dio per virtù propria, farsi uguale a lui, che è follia allo stato puro, d'accordo? In realtà non è cosa preclusa all'uomo, bisogna vedere il mezzo con cui ci si arriva. Se lo si accoglie come dono totale ricevuto dall'alto, o se lo si usurpa, o meglio si tenta di usurparlo come pretesa prometeica, che è stato il peccato di Lucifero, ed è la radice di ogni peccato, se non facciamo attenzione a essere Dio di noi stessi, di fare di testa nostra, fare quello che ci pare, che è esattamente l'antipode opposto della vita nella divina volontà. Bene, fatto questa lunga premessa, andiamo per ordine. Oggi è anche la festa liturgica di Santo Stefano Protomartire, per cui il primo capitolo, che contiene una frase molto profonda, vedete, c'è questo sempre questo segno di grande autenticità delle esperienze anche soprannaturali di Luisa, sicuramente, insomma, le alte sfere della Santa Madre Chiesa che stanno curando il processo di canonizzazione non possono non prendere atto di queste cose, no? Le esperienze di santità autentica e anche di vera, come dire, esperienza mistica, soprannaturale, straordinaria, portano sempre con sé, numero uno, una grande confusione, una grande umiltà, nel senso che la persona si sente assolutamente indegna e assolutamente inadeguata. Come diceva il buon San Francesco d'Assisi, cioè se altri avessero ricevuto le stesse grazie che ho ricevuto io, sarebbero diventati molti migliori di me. E questo è un qualche cosa che è radicato nel profondo del cuore del santo o del mistico. E anche tutto è grazia, io non sarei, non c'è, cioè, tutto quello che mi ritrovo a vivere è dono dell'Altissimo, non me lo sono dato da solo. L'Altissimo lo può togliere sia come quando vuole, senza che io possa campare il benché minimo diritto, perché non è roba mia. Ecco, al tempo stesso, pur dentro questo contesto di santa confusione, di profonda umiltà, c'è anche la verità, nel senso che quando Gesù gli dice, adesso lo vedremo, tu prendi i colpi che sono destinati a me e quelli che io destino a loro, lo puoi negare? Dice, no, non posso negarlo, ma vedo che è una cosa che tu stessa hai infuso in me. Ecco. E quindi dico comunque che non sono buona e che mi sento tutta confusa nel sentirmi dire queste parole, no? Ecco, cosa sono? Ecco. I colpi che Gesù destina agli uomini sono i castighi. Quante volte negli scritti si vede che Luisa lo ferma Gesù, no?
Tanto è vero che Gesù, quando voleva castigare l'umanità, si vede in tantissimi luoghi degli scritti, che non gli appariva. E dice: io non ti appaio perché tu, se ti appaio, cominci a dire: versa in me le tue sofferenze. E Gesù gli versava le amarezze, oppure: sii buono, ricorda la tua misericordia, e non mi fai castigare gli uomini. E questi non capiscono nient'altro che i castighi, ogni tanto qualche botta gliela devo dare. Sto semplificando, ma questo si vede in tantissimi punti degli scritti. Ma non solo, e questa è una cosa che noi dovrebbe riempirci il cuore di gioia, Luisa si prendeva anche i colpi diretti a Gesù. Che significa? E questo è tutta quanta la teologia della riparazione, che profondamente insita negli scritti della Divina Volontà e anche nella spiritualità mariana, no? Cioè l'amore, la delicatezza, i sacrifici, le offerte, l'obbedienza che Luisa offriva a Gesù, come dire, gli paravano i colpi delle offese degli uomini. Era come se tutta questa sua immenso amore, affetto, obbedienza e devozione che aveva verso Gesù gli facesse, mi si perdoni l'espressione, per un attimo dimenticare l'ingratitudine, la cattiveria e l'ostinazione nel peccato degli uomini. E quindi si prendevano queste cose. Lei, diciamo, para i colpi diretti a Gesù, quindi mettendosi come, e qui veramente, no, sembra quasi di vedere un po' l'immagine di Santo Stefano lapidato, no? E mi fa tanta devozione, insomma, vedere. Questo martire che, come se si mettesse, ecco, prendendosi quelle pietre addosso, sarebbe come se in qualche modo proteggesse Gesù, no? Ecco, o tutte quante le cose, per esempio, che si vedono durante le ore della Passione, le cose che aveva anche la Madonna sotto la croce, anche San Giovanni e Luisa, no? Ecco, dice: Signore, potessi stare io in croce al posto suo, no? Al posto tuo. Questo desiderio che hanno le anime amanti di parare qualche colpo, no? E a volte si prende qualche sofferenza semplicemente per far respirare un pochino Gesù, per risparmiarle un pochino a lui. Ecco, con questo spirito, questo chiaramente si comprende dentro un rapporto di amore profondissimo che si deve avere. Quanti però giungono ad avere questo amore nei confronti di Gesù o nei confronti di Maria, perché anche Maria Santissima, la Divina Maria, ha la sua schiera di devoti, di amanti, di riparatori, di coloro che si offrono per asciugarle qualche lacrima, perché qualche colpo che gli uomini ingrati, qualche spina che piantano nel suo cuore, non ci arrivi, ecco, ma arrivi prima del suo devoto, torturando lui per evitare che sia torturata lei, no? Ecco, questa è una dimensione che, a mio avviso, vivibile anche nell'ordinarietà, quindi che non necessita di cose straordinarie, no? Anche quando uno sente dire una bestemmia, magari, e fa un piccolo gesto di riparazione, diciamo che forse quel colpo alla Madonna gli è arrivato, ecco, ma dopo quel colpo io le do una carezza. Immaginiamo che una bestemmia gli dia un pugno in faccia e io faccio un atto di riparazione e subito ci metto sopra il mio bacio, la mia carezza su quel pugno, no? Quindi se non riusciamo a impedire che qualche colpo arrivi, possiamo almeno poi consolare i cuori di Gesù e di Maria, che è cosa molto più importante di quanto pensiamo, cosa a loro molto gradita e cosa che sarà, non dico dire ricompensata, è poco. Avranno grande gloria in cielo le anime che hanno fatto questo. Questo è un mio pensiero personale, ma pensiero profondo di cui sono convinto e che è radicato nel mio spirito. Ecco, poi passiamo al secondo capitolo dove, vede, un conto è
la mancanza di virtù. A volte i santi scambiano la tentazione con il peccato. Allora, Luisa indubbiamente sentiva nello scrivere come tutte in questa cosa, in questa testimonianza unanime, una grandissima ripugnanza, perché il vero santo, a parte che non è contento di descrivere troppo profonditamente, perché siano conosciute da altri ovviamente, le proprie esperienze mistiche, ma poi teme anche che la visione di esse possa causare un'illusione nelle persone, cioè che diceva: ma questo è santo. Ecco, e in realtà non è che questa è una sorta di umiltà affettata, ma il mistico autentico lo sa che è tutta grazia, cioè chi si vanta è l'uomo mondano, peccatore. Ma davanti a Dio il vanto non esiste, cioè anche quello che gli dice Gesù: guarda che tu sei completamente uniformata alla mia volontà. Sì, è vero, ma il santo sa che tutto questo è stato possibile solo per la grazia di Dio. Cioè, l'unica cosa che noi dobbiamo fare, e lo facciamo sempre imperfettamente, è corrispondere, è la corrispondenza a questo. Capite? Ma c'è proprio questa convinzione profonda, intaccabile. Allora, a causa di questo, sente ripugnanza nello scrivere. Ma Giulio dice: questa ripugnanza non è disobbedienza, ma aumenta la virtù, perché nonostante la ripugnanza, tu scrivi lo stesso. Quindi, quando noi siamo uniti alla divina volontà, capite? Un'eventuale tentazione, ecco perché il demonio più si va avanti e più si ritrae, perché a un certo punto smette di tentare. Se Dio glielo permette, mena, come ha fatto con alcuni grandi santi, quindi sfoga la sua rabbia, ma non tenta più perché non c'è nessuna chance. Che tenta fa? Cioè, il demonio non vuole che la tentazione che propone si trasformi in occasione di maggior merito del tentato, come in questo caso, no? Ecco perché negli scritti Luisa dice che nel regno della divina volontà il demonio non c'entra più. Perché come se uno è fuso con la divina volontà già in questo mondo, che cosa lo tenta a fare il demonio? Non c'è nessuna chance, non c'è nessuna speranza, non c'è nessuna possibilità. Noi possiamo essere tentati e lo siamo fino a quando non c'è questa fusione profonda, perché il demonio spera di portarci lontano dalla volontà di Dio. Però le ripugnanze non fanno altro che accrescere il merito della virtù dell'ubbidienza, perché se io scrivo, nonostante tutte le ripugnanze che sento, quindi faccio un atto di volontà con cui mi forzo a scrivere, nonostante che se dipendesse da me non lo farei, questo raddoppia il merito dell'obbedienza, ma non è disobbedienza. Quindi non è che Gesù non gli appariva perché era disobbediente, che non siano le mie posizioni sull'ubbidienza nello scrivere. Questo ci fa anche comprendere bene anche la natura dell'ubbidienza. L'ubbidienza non vuol dire non sentire ripugnanza o opposizione a quello che viene comandato, ma significa farlo comunque anche se sento ripugnanza e opposizione. Quella poi è la vera ubbidienza, capite? Perché se io ricevo un'ubbidienza su una cosa che farei comunque anche se non mi fosse stata detta, questa è poca virtù. Ma se io ricevo un'obbedienza su una cosa che mi costa impegno perché magari è una cosa a cui non sto pensando, che devo farci attenzione, mi costa rinuncia alla mia volontà, mi costa andare contro i miei sentimenti, contro i miei desideri, contro i miei progetti, quella è virtù. Ecco, questa è la prima parte, quindi attenzione a distinguere la tentazione dal peccato, ecco, sono due cose molto molto diverse. Poi c'è questo dichiarazione di amore di Gesù. Furono tali e tante le delizie e le grazie che versai in lei, nella Divina Maria, che basta dirti che ciò che io sono per natura, la nostra madre lo divenne per grazia. Non c'è cosa dell'essere mio che non lo conferì a lei. Queste parole dovrebbero leggerle quelli che in un altro contesto Gesù chiama i dottori del Cavillo, quelli che pensano sempre che
Se uno parla della Madonna andando dietro in maniera, ecco, patetica, ecco, ai poveri fratelli protestanti che, insomma, con la grazia non ci capiscono proprio niente, quelli che diminuiscono la presenza e la figura della Madonna perché temono che esaltarla troppo sia diminuire Gesù. Voi immaginate, no? Immaginate, proviamo a metterci dalla parte di Gesù, con queste cose che lui dice e con questi timori di questi dottori del Cavillo, no? E pensiamo anche al danno immenso che si fa in questa operazione, perché questa, cioè, mi si perdoni un termine, indiizzazione, questo è proprio un brutto termine, eh? La Madonna è indiata, d'accordo? Cioè divinizzata, per questo io la chiamo la Divina Maria, è una creatura, ma è divinizzata, questo fa capire, pensate quanto era lontano Lutero, fino a che grado può arrivare l'unione di Dio con la creatura, cioè da farla una piccola dea per partecipazione. Nella Madonna questo ha potuto raggiungere un apice assolutamente irraggiungibile, perfetto per l'Immacolata Concezione, ovviamente, come Gesù stesso spiega, no? Non avendo la colpa, la mia grazia poté signoreggiare in lei liberamente. D'accordo? Luisa, per esempio, non poteva arrivare a tali altezze, d'accordo? Nessuno può arrivare a tali altezze. Perché è Immacolata? Attenzione però, un conto è non arrivare a tali altezze, un conto è, e questo è il regno della Divina Volontà, ce lo presenta. Cioè, se uno entra nel regno della Divina Volontà, opera da Dio. Noi sentiamo dire queste cose, ma anche a me capita, no? Dice, ma sì, opera da Dio, ma adesso se buonanotte. No, esageriamo, questo certamente sarà un parlare metaforico, insomma, no? Sarà un parlare per iperbole, sarà un parlare estremo. Ecco. Cioè, è un modo con cui si comprende anche quanto Dio ama la creatura, cioè lo ama talmente tanto che gli vuole dare tutto se stesso, senza tenersi nulla per sé, se non l'incomunicabile, cioè se uno è Dio per natura, vedi quanto è stupido Lucifero, cioè nessuno può diventarlo per natura, perché Dio è increato, è eterno, d'accordo? Quindi la Madonna c'ha per forza una data di nascita, perché viene dall'Altissimo, che la precede infinitamente, perché è eterno. Punto. Quindi questa condizione ontologica creaturale, questa è immutabile, neanche Dio potrebbe cambiarla se volesse, no? Perché Dio non può rendere eterna una creatura temporale, d'accordo? Non lo può fare. Certo, può renderla, può divinizzarla, quindi fermo restando la sua creaturalità, può dargli tutto, può dargli. Questo lo può fare e Maria l'ha fatto. Sono rimasta stupita, la mia mente si perdeva nel vedere un prodigio così prodigioso, con un prodigio così prodigioso, insomma, un portento di grazia così prodigioso. Quindi, noi non, cioè, con estrema umiltà, perché anche la Madonna era una perla di umiltà, noi possiamo e dobbiamo pensare, ma capite, cioè, che Dio vorrebbe fare così con tutti, e non lo fa soltanto perché trova opposizione in noi. Mi pare di aver detto in un'altra meditazione, comunque l'ho detto tante volte, no? E sarei veramente tentato di andare in libreria e prendere adesso al volo la Summa Contra Gentiles e andare a ritrovare la citazione. No, San Tommaso d'Aquino è noto, insomma, per il suo comportamento sempre compassato, sempre puntuale, sempre garbato, sempre preciso, così, no? Beh, era un perfetto, io lo chiamo un perfetto stile ecclesiastico, per carità, sottoscritto dal cielo, no? Perché quando uno è nella verità ed è nella sapienza, ha i modi divini, quindi la sapienza non urla, non si impone, non strepita, come fanno tutti quanti questi energumeni che girano nel mondo e che vanno a strillare, a gridare nei comizi, nei talk show, eccetera, eccetera. No, questo non è niente, non c'è niente di divino, una roba del genere. Anzi, ecco, c'è molto di demoniaco, insomma, come stile, ovviamente. Però a un certo punto a San Tommaso gli scappa, è l'unica in tutte le opere, si trova nella Summa Contra Gentiles, gli scappa
un'esclamazione, perché aveva fatto un panegirico, insomma, sulla bellezza della divina essenza. Adesso non mi ricordo il contesto, ma mi ricordo non la citazione letterale, però si vergognino è letterale, d'accordo? Il resto è assenso. A un certo punto dice, quindi si vergognino quelli che chiamati a tante altezze vanno corrompendosi l'anima con le miserie e con gli stracci del mondo. Il senso è questo, si vergognino è testuale e letterale, perché rimasi impresso. Io quando lessi la prima volta sono paio sulla sedia e dico, mamma mia, è che questo è San Tommaso, questo che dice. E subito c'è una nota a piedi pagina del curatore che dice, questa è l'unica volta in cui all'Aquinate gli scappa, insomma, un'uscita di questo genere. Cioè è sbottato pure lui, cioè tutta quanta la sua, cioè, ma è chiaro, no? Cioè, a pensare a quello che Dio riserverebbe se soltanto qualcuno lo accogliesse, pensiamo alle scene del Natale, no? Se l'è filato nessuno a Gesù venuto al mondo. Cioè, io ho usato questa espressione che è un po' comune, non è molto aulica, non è molto eloquente. A Gesù non se lo fila nessuno, capito? Cioè, io sono le classiche scene che avete visto, mettete proprio le mani nei capelli. Voi pensate quanto ci dispereremo nell'altro mondo, capite? Cioè, a capire quello che ci siamo persi. Cioè, io penso sempre alla classica disperazione, perché poi quando la vita terrena è finita, Cioè, capito? Quando uno muore, è finito tutto. Cioè, hai avuto una chance, te la sei giocata malamente. E in un attimo te metti le mani nei capelli, proprio quel gesto della disperazione, a dire, mamma mia, ma che me so perso! Ma che stupido! E non ci va più niente. Ma provate a immaginare anche il dolore del cuore di Gesù, lo sa, no? Lui lo sa come si viene da Dio, lo è Dio, lo sa quale felicità immensa sarebbe e non se lo fila nessuno. E si deve tenere dentro di sé, questa è una delle cose che compare nel mondo della Divina Volontà, tutti i suoi tesori perché non c'è nessuno che li voglia e che si renda degni di riceverli. Ecco perché Gesù, Dio ama tanto la Madonna, perché la Madonna se li ha presi tutti, gli ha dato la soddisfazione, perché capite, quando uno vuole fare un regalo e c'ha un sacco di soldi e che vuole, ma immaginate che non trova nessuno che li vuole. Cioè, la prima soddisfazione che noi dovremmo dare a Dio è prenditi i regali che ti vuole fare. E attenzione, non è prenderteli così nel senso di darmeli, no, bisogna disporsi a questa cosa qua. Capito? Cioè, non è che basta, cioè, è chiaro che c'è un cammino, c'è un percorso, no, da fare, no? Perché Dio non fa i regali a un'anima che non è disposta. La sapienza non abita in un corpo schiavo del peccato, dice si legge nella Sacra Scrittura, no? Quindi Dio non li fa fino a quando trova l'anima indisposta, e l'anima per disporsi deve convertirsi, deve lasciare il peccato, deve lasciare la propria volontà, quindi deve fare un cammino. Però ne vale la pena, ne vale. E gli uomini, Nisba. È davvero una realtà. Io a volte ci penso provando ad entrare nel cuore di Gesù, è impossibile farlo, però un pochino sì, no? Cioè, possiamo provarci un attimo a rappresentare, cioè, e guardare lui, ma figli miei, ma siete completamente privi di senno, ma cercate di ragionare, se io che so Dio, che sono venuto sulla terra, foto queste cose, ma mi vuoi da ascolto? Vuoi volgermi l'attenzione, ma ti rendi conto? Ecco, non mi fermo molto sulle visioni astrattive e intuitive perché non penso che riguardino molti di coloro che ascoltano queste meditazioni. Solo per conoscenza, la visione intuitiva, come Gesù spiega, è molto più santificante, no? La visione intellettuale della Santissima Trinità, la visione intuitiva porta a partecipare, quindi a ricevere una reale partecipazione dell'essere divino, mentre la visione astrattiva è di tipo contemplativo, quindi è una, che è una cosa, carità, una cosa immaginabile, stupendissima, d'accordo? Bellissima, però mentre è
una contemplazione di un qualche cosa che resta lì per farci capire. Invece la visione intuitiva è come un'aspirazione, d'accordo? Cioè tu la prendi, Dio non è che lo prendi, Dio ti comunica e riversa in sé, in te una reale partecipazione dell'essere divino. La Madonna era totalmente straricolma di queste cose del secondo genere e ovviamente anche della prima. La visione intuitiva non è l'esperienza mistica più grande in assoluto, insomma, universalmente riconosciuta che si possa vivere in questa terra, insomma. Nessuno ci vieta di sognare, anche se queste cose non vanno desiderate, no? In ogni caso, la visione beatifica è la visione intuitiva, insomma, della Santissima Trinità, quindi è solo questione di tempo, insomma, se non l'avremo, probabilmente non l'avremo, insomma, in questo mondo. Sarà riservata, ecco, se conseguiamo la meta della nostra fede, che è la salvezza delle anime, appunto alla visione beatifica in paradiso. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo potuto oggi volgere lo sguardo, ecco, sul mistero della tua pienezza di grazia, della tua eccellenza e grandezza, irraggiungibile per noi mortali e anche insondabile. Ecco, solo le anime a cui tu fai il privilegio, insomma, di poterti conoscere un po' meglio, hanno una pallida percezione della verità di quanto abbiamo ascoltato. Anche nel tuo caso, insomma, c'è tanta grazia che rimane sconosciuta con gli occhi degli esseri umani, almeno a quelli che non si rendono degni, ecco, che il Signore alzi qualche velo, insomma, per gustare il tuo mistero, che è gioia per noi di per sé, ma che è anche gioia per noi di riflesso, insomma, perché ciò che tu hai vissuto in tale tanta inimitabile pienezza è volontà di Dio che i figli dell'uomo possano, almeno in parte, tanto quanto la loro volontà si aprirà alla divina, goderne anche in questa vita. Faccelo comprendere e aumenta in noi anche quella carità che ci consenta, ecco, di trattenere il braccio del tuo figlio, come tu dici, e anche la delicatezza con cui, se non riusciamo a risparmiarvi qualche colpo che gli uomini in continuazione vi danno, almeno ci mettiamo sopra qualche carezza, né qualche gesto di riparazione, qualche spina tolta, qualche carezza appunto dato, qualche bacio dato, perché possiate trovare, ecco, consolazione e rifugio negli uomini da voi tanto tanto amati. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.